Buonasera Pedullà. Ma il fatto del giorno, buonasera a te, buonasera a voi, il fatto del giorno è sicuramente la risposta indiretta che l'Inter vuole dare ai Cardi in direzione Romelu Lukaku, perché l'accordo è totale da almeno 20 giorni e l'accordo porterà l'Inter a passare presto dalla teoria alla pratica, andando a trovare una formula possibilmente non troppo dilazionata come vorrebbe il Manchester United per arreglare un altro attaccante a parte Dzeko, che ha dei tempi tecnici ma che comunque andrà in porto, l'attaccante che Conte ha messo in cima alla lista, il che significa che, come era preventivabile, l'Inter vorrà avere almeno tre attaccanti forti in organico. E per Lukaku la risposta indiretta ai Cardi della serie: se tu pensi di poter restare qui semplicemente perché non prendiamo un altro attaccante forte, l'Inter molto presto passerà alla fase operativa. Alla fase operativa, e forse alla fase operativa è già passato anche lo stesso Lukaku, perché buonasera Gianluigi Longari, questa foto sui social postata con una, non la, con una maglia nerazzurra che fa sognare i tifosi, me lo confermi? Te lo confermo, sì, buonasera a te, buonasera a tutti. Evidentemente questa è una foto che ha postato nelle sue stories di Instagram Romelu Lukaku sul suo profilo, scrive workout, ovvero un buon allenamento, un allenamento svolto con una maglia nerazzurra. Non è la maglia dell'Inter, ma è sufficiente per scatenare i sogni dei tifosi interisti, anche a corredo dei tanti messaggi subliminali che l'Inter sta lanciando attraverso la sua campagna abbonamenti o quant'altro. E ovviamente ci sono degli spiragli concreti di poter arrivare, come abbiamo spiegato nel dettaglio, a questo grande colpo di mercato Romelu Lukaku, anche se il Manchester United non vuole scendere a compromessi sulla formula del trasferimento. Lukaku come grande obiettivo del mercato, ma come ha spiegato Alfredo Pedullà, gli obiettivi del mercato in attacco dell'Inter non potrà essere uno solo, perché c'è tutto Pinamonti al Genoa, Lautaro Martinez resta, che tra l'altro in Coppa America proprio questa sera ha fatto un bellissimo gol di tacco con la nazionale argentina. Servono 2-3 attaccanti per ovviamente dare soddisfazione ad Antonio Conte. Ciao Michele, buonasera, ben ritrovati anche da parte mia. Un saluto a tutti i tuoi ospiti, a tutti i telespettatori. Beh, dici bene, perché è una giornata all'ennesima frenetica in casa Inter, che era partita un po' come la giornata di Agumè nerazzurro, è diventata poi la giornata che di fatto ha portato alla fumata bianca per far sì che Sensi poi diventasse un nuovo giocatore dell'Inter. È a disposizione di Antonio Conte un summit di mercato all'interno degli uffici nerazzurri, alla presenza anche e soprattutto della D del Sassuolo Carnevali, durato poco più di 2 ore, al termine del quale lo stesso Carnevali di fatto ai microfoni di Sport Italia ha spiegato così la buona riuscita dell'affare. Grazie mille a Carmine Rossi. Iniziamo subito da quello che ha detto Alfredo nel riassunto della situazione Inter. Direttore Andrisi, e qui scherzando, ridendo, deve arrivare Barella, arriverà Sensi e tra poco sentiremo le dichiarazioni di Carnevali, però morale della favola, devono arrivare 2, forse anche 3 attaccanti, perché Cardi va via, Perisic in questo contesto potrebbe non starci, Pinamonti è andato al Genoa, resta Lautaro Martinez. Beh, sicuramente, come è stato detto nel servizio, Lukaku credo che sia un profilo fantastico per l'Inter, un giocatore che ha tantissime caratteristiche positive, quindi è strutturato, potente, veloce e anche dinamico per la struttura che ha, un buon piede, vede la porta. Credo che stiamo parlando di un profilo veramente importante, Dzeko non si discute. E Lautaro credo che sia veramente un giovane molto molto interessante per fare in modo che Conte possa avere un fronte offensivo di primo livello. Beh, per Beppe Galli, con Lukaku ed eventualmente anche Dzeko, hai Lautaro Martinez, l'attacco comunque potrebbe avere davvero i sostituti validi di Icardi, che però in questo momento è un problema perché ad oggi in teoria deve partire per il ritiro. In teoria sono 4 attaccanti. E poi sono tutti attaccanti che vogliono tutti giocare. Non credo che Dzeko viene all'Inter per guardare gli altri giocare. Perciò è un attacco fortissimo. Per fortuna che c'è un allenatore come Conte, che bene o male è un allenatore che stimato, e anche gli stessi campioni hanno un'attenzione. Però sono 4 campioni, non è una facile gestione secondo me. Nel frattempo si è chiusa l'operazione Sensi, possiamo sentire le parole di Carnevali con i nostri inviati, con Carmine Rossi, perché oggi ha chiuso il cerchio dicendo settimana prossima faremo le carte, possiamo sentire. Direttore, tutto fatto? Sì, abbiamo definito un po', abbiamo già raggiunto l'accordo con loro e penso che già i primi giorni della settimana prossima Sensi farà le visite mediche. C'è soddisfazione anche per i 2 ragazzi che arrivano in casa Sassuolo, immagino.
Ma c'è soddisfazione innanzitutto per dare l'opportunità al nostro giocatore di andare in un grande club, per cui questa è la prima cosa. E noi abbiamo preso un giovane, abbiamo preso Sala, che è un giocatore che avevamo già individuato un po' di giorni fa, però abbiamo avuto un po' di difficoltà perché la società dell'Inter non era così facilmente intenzionata a cederlo, per cui questo per noi è anche una grande gioia, perché sappiamo che è un giovane interessante, un giocatore che già riteniamo che sia un promettente ed era la prima scelta per noi. Eccolo qui, complimenti a Carnevali, che tra l'altro non c'è l'inseguimento solito, l'intervistato che scappa invece si ferma, spiega come stanno le situazioni. Non stiamo parlando di astrofisica, stiamo parlando di calciomercato, l'operazione si è chiusa, lo dice e lo comunica anche ai tifosi sia del Sassuolo che nerazzurri, quindi complimenti all'amministratore delegato del Sassuolo per l'onestà intellettuale ma anche per l'eleganza nelle risposte. Ci ha dato la notizia, settimana prossima le visite mediche per Sensi, il colpo della vita. Tiziano Gonzaga arriva in un centrocampo fortemente poi voluto da Antonio Conte. Credo che sia un giocatore molto importante, uno di quei giocatori che ti detta i tempi, ti fa girare la squadra, te la fa giocare. Credo che sia un po' il profilo che Conte in tutte le sue squadre ha sempre cercato. Anche al Chelsea prese Jorginho, proprio che ha un po' le caratteristiche di costruzione di gioco. Chiaro che se dovessero prendere anche Barella, con Sensi, Lautaro davanti, screener dietro, diventa una squadra anche giovane con molto futuro. Questa è una squadra fatta di giocatori di grande talento ma di grande futuro, tutti giovani. Geda Capucineves cambia con Conte anche un po' l'orientamento delle ultime Inter, nel senso che prendevano sempre stranieri, adesso invece prendi Sensi, che è un giocatore che ha fatto la vera gavetta da San Marino al Cesena, comunque stiamo parlando di un ragazzo che l'Inter se l'è sudata. Barella è un altro giocatore che comunque lo conosce bene Andressi, perché l'ho avuto al Como, no? No, non c'ero io. E chi c'era? No, era l'anno della B. Era l'anno dopo, sono, no? Appena arrivato, sì. Però un grande però giocatore. Però Barella è un giocatore che già a 16 anni era titolare nella primavera del Cagliari, e credo che bisogna dare merito al Cagliari perché l'ha fatto crescere alla grande, insomma, nel settore giovanile. E poi in tenera età l'ha lanciato in prima squadra. Sì, facendo poi il passaggio per Como. Dicevo, con una Inter che inizia a guardare anche agli italiani e poi ti fa promuovere gente come Barella che arriva dal Cagliari, Sensi che arriva dal Sassuolo, stanno cambiando le strategie nerazzurre con Marotta e con Conte. Geda. Sicuramente l'arrivo di Marotta, Michele, e di Conte sicuramente ha dato un qualcosa di diverso all'Inter, soprattutto a livello di prendere, come dicevi bene, giocatori del panorama comunque italiano, giocatori italiani che hanno comunque del futuro. Poi aver preso Conte è una cosa fondamentale, perché è un allenatore di grande personalità, è un allenatore che già la sua presenza a questi giocatori qua gli dà una linea, gli dà una regola, che tu è uno che dire guarda bene Icardi, cosa è successo, no? Icardi adesso è uno che da capitano assoluto, da una possibile futura bandiera dell'Inter, è diventato un giocatore scomodo, uno che è messo lì e adesso arrivano altri. Quindi Conte ha l'idea è molto chiara, e questo secondo me per l'Inter è un bene. Però dall'altro canto, sicuramente prendendo tutti questi giocatori, è chiaro che dopo Conte è una responsabilità molto grande, che lui devi farli funzionare quello dopo messi insieme, perché prendere Dzeko, prendere Lukaku e avere lì comunque Lautaro non è facile. Poi tu devi dare via Icardi, che non è una cosa così semplicissima. C'hai Perisic, devi vedere se ti serve oppure no, devi vedere se comunque Barella, Sensi, con un giocatore che comunque ti servono per fare l'anti-Juve a questo punto, perché alla fine è questo che si aspettano dell'Inter quest'anno. Quindi sono delle situazioni, è molto bello vedere l'Inter attiva in questo momento, perché vuol dire che è una società veramente che c'ha le idee molto molto chiare. Questo si vede già dalle prime battute. D'altro canto comunque deve risolvere quelle che sono le grane della squadra, come Perisic e Icardi, secondo me su tutti. Tra l'altro, sì, tra l'altro ricordiamo che settimana prossima è atteso anche Lazzaro per le visite. Bravissimo, bravo, mi dimenticavo di Lazzaro, bravissimo Alfredo, bravo. No, ma tra l'altro queste sono le situazioni che esaltano Conte, cioè mettere su e fare di una squadra, fare di tante individualità straordinarie una squadra vera. Oltretutto l'Inter vuole regalare a Conte tutti i tasselli possibili e immaginabili, per questo è stata l'accelerata, l'operazione Sensi non è mai stata in discussione, per Barella l'Inter ha incassato il sì totale di Barella, gli inserimenti di altre squadre sono degli inserimenti che l'Inter è tranquillissima, e credo anche che dopo le ultime operazioni in plusvalenza l'Inter possa avere il cash per aumentare l'offerta al Cagliari con o senza la contropartita tecnica che chiede, cioè
a Icardi dici indirettamente, due punti virgolette ipotetiche nostre, se tu pensi che la tua eventuale presenza in ritiro possa essere una cosa ostativa per le nostre strategie, pensi male. Noi facciamo l'attacco che abbiamo in mente di fare e poi più tardi, rispettando chiaramente Icardi, che va rispettato perché Icardi è un grande attaccante, beh, noi facciamo, andiamo per la nostra strada. Io penso che poi arriveranno i giorni di Icardi, non il 3 o il 4 luglio, dobbiamo aspettare ancora un po', ma l'Inter va avanti per la strada di competenza. E l'Inter come si sta muovendo? Bene. Ci sono cose che non è che mi fanno impazzire. Però... Anche bene, ma non benissimo. No, bene, bene. No, no. Poi, come ti ho detto anche l'altra volta, il valore aggiunto è l'allenatore. E questo fa parte del mercato. Che è molto importante, perché è un allenatore che è vincente, carismatico, perciò è un valore aggiunto. E ricordiamoci che la fortuna della Juventus è stato proprio quando arrivò Conte, che ha dato una svolta alla Juve. È veloce anche, è bravo, sì. Anche no, nella svolta, che non devi aspettare 3 anni. No, lui arriva, lui è uno che per 2 o 3 anni li spreme. E poi lo devi mandare via, perché sono morto. No, il giocatore devi mandare via. Il punto, devi mandare via l'allenatore, perché te la spremo di completamente, chi arriva dopo. No. Comunque, vabbè, lì è stato molto bravo, comunque Allegri con la Juventus.